Un sogno coronato dopo 40 anni di attesa. Con queste parole il consigliere Nino Carreri ha annunciato la pubblicazione del bando da quasi 25 milioni di euro per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del torrente Catarratti-Bisconte. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione è fissato per il 15 febbraio alle 13, mentre l'apertura delle buste avverrà il 21 febbraio alle 10. Questa notizia riappacifica il territorio con la politica del fare, scrive in una nota il capogruppo di Sicilia Futura. I ringraziamenti vanno a chi ha saputo sapientemente cogliere un'esigenza fortissima di riscatto proveniente da tutti i residenti della vallata e l'ha trasformata in realtà. Un progetto di riqualificazione fondamentale per un'area classificata con il massimo grado di pericolosità idrogeologica. I lavori avranno una durata massima complessiva di 5 anni e i fondi inseriti nel masterplan erano attesi a diverso tempo. Tempo che ha visto rincorrersi petizioni e proteste degli abitanti di Catarratti, Bisconte e Fondo Pistone, le denunce per le precarie condizioni igienico-sanitarie e i rischi legati alla salute, anni in cui le immagini della rete fognaria inesistente, di detriti, immondizie e liquami che inondavano le strade si rincorrevano e si associavano a quelle della paura dei residenti ad ogni allerta meteo. Ieri infine in conferenza di fine anno l'inversione di tendenza e l'inserimento del torrente Catarratti-Bisconte tra i risultati positivi ottenuti dall'amministrazione corrente per quanto riguarda i lavori pubblici. Difficile spiegare a chi non ha vissuto o non vive nella vallata l'importanza di questa notizia, ha concluso Carreri, ma certamente è un grandissimo passo nella direzione della normalità e del diritto di cittadinanza di tutti i residenti.